Musicomani, guardate che facce, guardate Pasquale Rinaldi, il bassista dei Musicomani, un applauso, se non altro perché ci mette la faccia e pure il basso. Abbiamo un amico, il tecnico del suono, Tommaso Loffredo, un applauso a Tommaso che ha un volto molto simpatico, e Lino, complimenti per questo gruppo che hai fondato, si vede che siete animati da grande passione. Avete suonato e cantato tre canzoni molto belle. La terza, secondo me, non è che la sapevano tutti, Titanic di De Gregori. Ma io la conosco. Bellissima, bellissima. È un classico. Bella, bella. Grazie. Ragazzi, accomodatevi in platea, ci vediamo dopo, perché poi dopo eseguirete altri brani. Allora, Presidente, tu già stai sul palco. Io ti volevo annunciare un po' Pamagna, invece no, proprio non c'è bisogno di neanche. Siamo troppo umili. Allora, Massimo, prima di iniziare l'evento vero e proprio con l'annuncio dei primi, la presentazione dei primi poeti, io vorrei, immagino sempre la madre dell'arte come un aereo che sta partendo. Ormai siamo nel cielo da parecchio tempo, stiamo volando da parecchio, però noi abbiamo quell'amore che hanno le compagnie aeree con i passeggeri. Quell'amore, quell'accoglienza, quel rispetto, quella forma e contenuto. Noi vogliamo fare questa cosa, noi abbiamo anche un hostess, che è Blue Flower, al secolo Rosa Annunziante, la quale passerà per il pubblico e distribuirà dei cioccolatini, del cioccolato, perché qui ci dobbiamo riscaldare. Anche se già l'avranno preso, ne prenderanno una. Sì, ma adesso è proprio bella questa scena che Rosa, ecco, vedete, Rosa che passa, c'è più gusto. Allora Rosa, dalle prime dite, comincia a distribuire. Allora, il comandante che vi parla. Ladies and gentlemen, signore e signori, buonasera. Quel comandante che vi parla, viaggiamo a un'altezza di... Il fotografo Raffaele Giacco. Bello, giovane, bravo, eh? Hai tanto e forte. Il nostro Hulk della fotografia, Raffaele. No, Raffaele, vedete che... Bravissimo, vedete che Raffaele vi farà venire... Raffaele fa tutto il contrario, è bello e fa diventare brutto e brutti belli. Se no non si spiega perché tu diventi bello e io brutto in fotografia. Allora Massimo, due parole per accogliere gli amici questa sera e poi presentiamo i primi ospiti della sera. Niente, io ringrazio tutti i presenti e tutti voi che ci seguite assiduamente. È bello vedervi e ritrovarci dopo un grande evento che abbiamo fatto con la poesia, con il concorso di poesia Emozioni in Versi. Ha avuto una risonanza che noi veramente non ci aspettavamo, per cui io mi sono pregiato di invitare alcuni poeti che hanno partecipato al concorso, che hanno vinto o che hanno avuto menzioni di merito. Va bene? Quindi possiamo dare inizio a questa serata proprio ascoltando i poeti. Iniziare con una poetessa, Massimo, poi tu avrai modo di spiegare un po' la biografia di questa poetessa, una breve summa di quello che ha fatto nel corso della propria carriera artistica. Allora, la prima poetessa della serata è Annunziata Terracciano, che invito a raggiungerci sul palco. Mentre sali io non la presento. Allora, Annunziata Terracciano nasce ad agosto a Porre Natrocchia, senza dire la data, mi ha segnato la data, ma voglio dire, ai monti, ai piedi del Monte Somma, costola del nostro Vesuvio, amato Vesuvio. Ha sempre scritto con piacere, scrive poesie da quando è stata collocata in pensione. Questo no, solo da quando è stata collocata in pensione. Non avevi tempo per dedicarti a questo, un po' come tutti gli artisti che trascurano. La poesia è stata sempre al primo posto nella sua vita, ha avuto vari riconoscimenti e io menziono l'ultimo che ha avuto. Il 30 settembre del 2017 al concorso Emozioni in Versi, mi sembra di un'associazione poco conosciuta, e ha avuto il secondo premio con la poesia Primo Amore, che ci farei riascoltare stasera, credo.